effettivamente andare ad effettuare un adeguamento sismico della nostra struttura. La struttura, l'adeguamento va fatto obbligatoriamente quando si deve sopraelevare la struttura, quando si deve ampliare o quando si deve cambiare la destinazione d'uso in modo tale che i carichi verticali aumentino più del 10%, eccetera. Sono tutte delle prescrizioni che la nostra normativa ci dà. In questo caso, per raggiungere l'adeguamento, è chiaro che questo rapporto tra domanda e tra capacità e domanda, scusatemi, deve raggiungere il livello pari a 1, quindi dobbiamo praticamente far sì che le strutture raggiungano livelli prestazionali simili alle strutture nuove, tranne nei casi C ed E, che sono quelli sulla variazione della destinazione d'uso e sulla modifica della classe d'uso della nostra struttura. Okay? Per quanto riguarda la definizione dell'azione sismica, sulla parte che riguarda la propagazione delle onde, ne ha parlato il professore Castelli. Io faccio un attimo un inquadramento di quello che è poi la definizione degli spettri di risposta che ci servono come dato di input, l'abbiamo visto, per definire quella che è per iniziare praticamente a fare l'analisi di vulnerabilità dei nostri edifici. Si parte sempre da un oscillatore elementare. Che cos'è un oscillatore elementare? Un oscillatore in cui c'è una massa, una molla e uno smorzatore. Okay? La normativa suole definire, a partire dall'oscillatore elementare con un assegnato coefficiente di smorzamento. Il coefficiente di smorzamento è legato direttamente a come questo oscillatore elementare dissipa l'energia di vibrazione, quindi il moto a cui è soggetto, e riporta la sua condizione allo stato iniziale di quiete. Questo coefficiente è sempre minore di 1, e ad un altro lega la dinamica quindi dell'oscillatore elementare anche ad un'altra grandezza fondamentale, che è la pulsazione, ovvero il periodo proprio di vibrare della struttura, che definisce in realtà la frequenza di vibrazione come numero di oscillazioni al secondo che una struttura può effettuare, oppure tramite il periodo proprio di vibrazione. Forse siamo più abituati a parlare di periodo proprio di vibrazione, perché la normativa lo definisce come parametro da utilizzare per la definizione dello spettro di progetto delle nostre azioni sismiche. Che cos'è il periodo di vibrazione? Indica appunto la durata di un'oscillazione completa della nostra struttura, del nostro oscillatore elementare. Come fa a definire l'azione sismica la normativa? Bene, per definire il terremoto, siccome il terremoto è una grandezza aleatoria, la normativa stabilisce degli spettri in termini però di risposta. Okay? Quindi invece di andare a definire esattamente quello che è l'accelerazione di ingresso nella struttura, in realtà lo definisce in modo indiretto come risposta di un oscillatore elementare. Ok? Quindi per assegnato smorzamento, per assegnata pulsazione dell'oscillatore elementare, si determinano quelli che sono spostamenti massimi, velocità massime e accelerazioni massime. Ok? Questi vengono diagrammati. E per esempio, in termini di spostamento, è possibile ottenere, risolvendo l'equazione del moto di questo oscillatore per fissato periodo e per fissato smorzamento, per esempio 5%, risolvendo l'equazione del moto dell'oscillatore singolo con un determinato accelerogramma e calcolando lo spostamento massimo, si ottiene per punti quello che viene appunto definito spettro di risposta in termini di spostamento. Okay? Si vede che aumentare del periodo proprio di vibrare dell'oscillatore elementare aumentano per esempio gli spostamenti massimi che questo oscillatore raggiunge. Okay? Mentre invece un'analisi parametrica al variare dello smorzamento ci dimostra come al diminuire dello smorzamento queste curve aumentano, quindi gli spostamenti si accentuano. Quindi per uno smorzamento, per esempio, del 10% avremo spostamenti che sono più bassi rispetto a quelli che si hanno per smorzamenti e per coefficienti di smorzamento minore. Stesse delle curve analoghe possono essere definite in termini sia di velocità che di accelerazione, in particolare le curve di accelerazione
o di pseudoaccelerazione sono quelle che vengono utilizzate dalle normative per definire appunto gli spettri di risposta elastici. Come vengono punti importanti di questi spettri di risposta sono che per periodi che tendono a zero, quindi quando ci avviciniamo all'origine del nostro sistema di riferimento, in poche parole l'oscillatore elementare si muove, quindi significa che ha una pulsazione molto alta legata a un concetto che è quello della rigidezza strutturale, quindi l'oscillatore elementare praticamente è molto rigido, quindi si muove in modo solidale con il terreno sottostante, quindi nell'eventualità di un evento sismico, una struttura che è molto rigida, quindi con un periodo che tende a zero, subirà un'accelerazione ai vari livelli della struttura che è praticamente uguale all'accelerazione del suolo. Viceversa, quando la pulsazione tende a zero, ovvero il periodo diventa molto grande, significa che la struttura è molto flessibile, quindi la rigidezza è molto bassa rispetto alle masse, e quindi la struttura oscillerà molto e non, praticamente non sentirà, nel caso limite, nel caso estremo, naturalmente di periodo infinito, non sentirà l'effetto dell'accelerazione sismica. Questi sono i due casi estremi, però noi interessa, ad esempio, interessa il caso iniziale, ovvero quello a periodo nullo, frazioni alte, perché? Perché appunto definisce l'accelerazione di picco al suolo del nostro spettro di risposta, che è quello di cui ha parlato poco fa il professore Castelli nel suo intervento, ovvero il dato di partenza per tutte le analisi sismiche che noi andiamo a fare sulle nostre strutture. Questi valori vengono definiti, abbiamo detto, attraverso gli studi che vengono fatti dall'INGV o da tutti i ricercatori e studiosi che si occupano di microzonazione sismica delle strutture, e ci permettono, in funzione della vita nominale che abbiamo definito poco fa, della classe d'uso del nostro edificio e degli stati limite che noi vogliamo utilizzare per la verifica di vulnerabilità, ci permettono di determinare dei parametri di questi spettri di risposta che in poche parole definiscono attraverso delle curve che la normativa ci fornisce quella che sono i nostri parametri, diciamo così, d'ingresso per quanto riguarda la modellazione, quindi l'analisi di vulnerabilità sismica. Qui, giusto per completezza, riporto quelle che sono le probabilità di superamento nel periodo di riferimento, quindi qual è la percentuale che quel livello di sisma venga superato all'interno della vita nominale che è stata prescelta per la classe d'uso corrispondente e in funzione degli stati limite. Naturalmente, gli stati limite di esercizio sia una probabilità più alta che venga superata, sono degli stati limite che hanno, diciamo così, che vengono superati più facilmente, ma che naturalmente ai quali la struttura è portata maggiormente a resistere, mentre quelli di collasso hanno una probabilità minore che venga superato, significa che i sismi sono più alti e che quindi la struttura potrebbe andare incontro a dei danneggiamenti, quindi superare non verificare appunto in termini di sicurezza. Questi parametri, quindi la probabilità di superamento, la vita nominale e il coefficiente di uso, ci permettono di stabilire il periodo di ritorno relativo al sito sul quale sul quale si trova il nostro edificio. Perché mi serve andare a definire questo periodo di ritorno? Lo vedremo tra un po', perché ci servirà per definire il coefficiente PAM, quindi che viene utilizzato direttamente per il calcolo della classe di rischio della struttura esistente. L'accelerazione di picco al suolo, qua vado veramente veloce perché ne ha parlato il professor Castelli abbondantemente in modo esaustivo, dipende anche dalle caratteristiche del suolo, sia dal punto di vista stratigrafico che appunto orografico, che topografico, scusatemi. Che è topografico, e quindi in poche parole la cosiddetta accelerazione di picco al sole è quel coefficiente che è prodotto tra l'accelerazione A con G per il coefficiente di applicazione S. Quindi tornando adesso alle linee guida, una volta che abbiamo tutti gli ingredienti di partenza che ci servono per andare a fare questa analisi di vulnerabilità, vediamo cosa prevedono le linee guida
per andare a stabilire appunto le classi di rischio delle nostre strutture. Intanto prevede due metodi che si possono utilizzare, un metodo cosiddetto convenzionale ed un metodo semplificato. Il metodo convenzionale fondamentalmente ricalca per grandi linee quelle che sono i metodi di analisi previsti dalle norme tecniche per le costruzioni. In poche parole, bisogna seguire l'iter che abbiamo accennato poco fa e che viene previsto dalle norme tecniche per poter stabilire quello che è il livello, la classe, il rischio, in realtà il livello di vulnerabilità della struttura nella fase pre-intervento, e poi seguire un'altra analisi che ci permetterà di stabilire la classe di rischio, quindi l'analisi di vulnerabilità, fare un'analisi di vulnerabilità che ci permetterà di stabilire la classe di rischio nella fase di intervento, quindi post-intervento. A questo si affianca un metodo semplificato che vedremo fra un po' ci permetterà, viene utilizzato intanto solamente per gli edifici in muratura e si basa su una valutazione qualitativa, non quantitativa, del danno che una struttura, delle condizioni in realtà di salute di una struttura in muratura e che si rifanno a una scala europea, che prende nome scala macrosismica europea MS98. Andiamo a vedere un attimo nei dettagli cosa significa intervenire attraverso il metodo convenzionale. Praticamente significa di andare a stabilire quelli che sono, andare a fare un'analisi di vulnerabilità della nostra struttura. A questo però le linee guida per il sisma bonus aggiungono una serie di studi che riguardano il costo di riparazione e quindi viene fornito in funzione del tempo di ritorno una stima della perdita media annua dell'attesa sulla nostra struttura, ovvero in funzione fatto 100 il costo di ricostruzione del nostro edificio, una percentuale di questo quanta percentuale di questo costo viene persa annualmente in media per quella struttura. Quindi questo coefficiente PAM viene definito praticamente con criteri di tipo economico ed è stato tarato e calibrato su interventi che sono stati fatti a seguito degli ultimi sismi che sono avvenuti nel territorio nazionale e per i quali è stato possibile fare un censimento delle opere che poi si è dovuto effettuare per ripristinare i danni causati da questo sismico sul patrimonio, da questi sismi sul patrimonio edilizio. L'altro parametro che viene preso in considerazione dalle linee guida è l'indice di sicurezza della struttura, che in realtà è quello di cui in certo modo abbiamo parlato finora, perché è quello che viene contemplato direttamente dalle norme tecniche sulle costruzioni, ovvero viene definito come rapporto tra la capacità e la domanda della nostra struttura. Tra un po' vedremo in termini di cosa. La classe di rischio infine viene assegnata in funzione del parametro sia del parametro economico PAN che dell'indice di sicurezza ISV. Scendiamo un attimo nei dettagli della definizione della stima della perdita annuale media, ovvero coefficiente PAM, e questo abbiamo detto che dipende dalle perdite economiche che vengono associate ai danni agli elementi strutturali e non strutturali. In realtà tale parametro, come vi dicevo, è stato calibrato in funzione dei costi di ricostruzione che sono stati effettuati sulle strutture a seguito degli ultimi recenti sismi che si sono verificati nel centro-nord d'Italia e tiene conto non solo dei costi che vengono utilizzati per ripristinare le strutture, quindi l'elemento organismo strutturale dei nostri edifici, ma anche in funzione dei costi economici che si hanno per esempio, tutta la parte di impianti che è contenuta all'interno della struttura stessa. Questo coefficiente PAM viene valutato sulla base di una serie di analisi che sono l'analisi di pericolosità, ovvero con quale frequenza viene superato annualmente un valore prefissato di un parametro significativo come per esempio la PGA, ovvero l'accelerazione di picco al suolo del sito.
viene fatto attraverso un'analisi strutturale, nel senso che per determinare peraltro quando è necessario andare ad effettuare un'analisi strutturale dei nostri edifici, che generalmente, come vedremo tra un po', viene fatta seguendo per esempio il parametro di risposta di un piano in funzione dell'intensità sismica. E viene definita anche facendo un'analisi del danno, quindi andando a ipotizzare quelli che sono i scenari di danno che portano la struttura al raggiungimento dei livelli di risposta, e appunto l'analisi dei costi, quindi alla fine quanto ci costa andare a ricostruire, andare a ripristinare le strutture che hanno subito un danneggiamento. Le linee guida quindi mettono direttamente in correlazione questi gli stati limite, quindi gli stati limite ai quali rispetto a quelli della normativa aggiunge due nuovi stati limite, che prendono il nome stato limite d'inizio del danno, SLD, e stato limite di ricostruzione. Per ciascuno stato limite, che poi sono quelli della normativa, quindi quello di operatività, di danno, è stato limite di salvaguardia della vita, è stato limite di collasso, associa una percentuale del costo di ricostruzione. Okay? Quindi lo stato limite di ricostruzione ha un coefficiente C con R pari al 100%, mentre stato limite inizio del danno è 0, perché prima del verificarsi lo stato limite inizio del danno, la struttura praticamente si può considerare come se non fosse danneggiata. Per ogni stato limite, questo percentuale di costo cresce. E viene utilizzato per costruire una curva spezzata, in cui in ascissa vengono messe la frequenza media annua di superamento, ovvero definita con coefficiente lambda come inverso del tempo di ritorno della struttura, e in ordinata vengono messe le perdite economiche dirette, quindi per ciascun punto di questa spezzata si riferisce ad uno stato limite. Okay? Cosa cambia? Non so, naturalmente non sono sempre uguali queste curve dipendono strettamente da questo numero qui, da questo coefficiente T con R. Lo vedremo tra un po', quando entreremo un attimo nello specifico della fase di calcolo, diciamo così, della vulnerabilità, quindi dell'indice, della classe di rischio, scusatemi. E quindi questo T con R in realtà varia in funzione della capacità della struttura, quindi la capacità strutturale, quello che a noi interessa andare a calcolare. Una volta che è nota questa curva, quindi che abbiamo eseguito le analisi che ci portano a determinare i tempi di ritorno, quindi coefficienti lambda, e li diagrammiamo in funzione della perdita economica diretta, è possibile calcolare l'area sottesa da questa linea spezzata, praticamente una somma di aree di trapezio, con questa formuletta qua sotto che viene riportata, e in funzione del numero che viene fuori, le linee guida ci dicono di confrontarlo con alcuni valori, che sono stati stabiliti e tarati in funzione appunto dei costi medi annui stimati in termini di perdite economiche sul danno procurato alle strutture, e quindi alle classi appunto di rischio relative alla perdita annuale media attesa. Quindi si va dalla classe di rischio G fino alla classe di rischio A più, in funzione di questi intervalli che vengono definiti nelle linee guida. A fianco a questa classe di rischio, quindi a fianco alla classe di rischio del PAM, vi è la classe di rischio determinata dall'indice dall'ISV. Questo parametro, l'ISV, viene definito come rapporto tra l'accelerazione di picco al suolo, che determina raggiungimento dello stato limite di salvaguardia della vita, quindi la SLD, quindi la capacità sismica della nostra struttura, diviso, quindi rapportato alla accelerazione di picco al suolo, che la normativa prevede nel sito di ubicazione del nostro edificio per lo stesso stato limite, quindi per lo stesso stato limite di salvaguardia della vita. Da questo punto di vista, siccome questo indice ISV si riferisce a uno stato limite di salvaguardia della vita, noi sappiamo che
questo raggiungimento dello stato di salvaguardia della vita praticamente lega automaticamente questo indice di ISV a un concetto appunto limite importante che non è quello di inizio del danno o di stato limite di esercizio, ma uno stato limite in cui la cosa che ci interessa maggiormente è salvaguardare la vita umana, che quindi è, diciamo così, un concetto un pochettino più cautelativo rispetto magari per esempio a un concetto di tipo economico come quello che abbiamo stabilito poco fa. Quindi è un parametro, il PAM, più legato alla sicurezza strutturale, alla sicurezza sociale, ai contributi sulla socialità che può avere un raggiungimento di tale stato limite. Come viene identificato? Vabbè, quindi questo qui è semplicemente un rapporto, quindi attraverso il calcolo viene stimata la PGA in termini di capacità, mentre, come abbiamo detto poco fa, in funzione del sito, della classe d'uso della vita nominale viene determinata la PGA in termini di domanda. Determinato questo rapporto, si va a confrontare con una tabella per la quale, in funzione del valore di ESV, viene assegnata una classe di rischio. Infine, le linee guida prevedono di scegliere come classe di rischio globale, complessiva della nostra struttura, del nostro edificio, il peggiore tra la classe di rischio PAM e la classe di rischio ISV. Giusto per intenderci, quali sono i dati di inizio per la corretta valutazione, quindi per andare a stimare la classe di rischio con il metodo PAM e con il coefficiente ISV, quello che dobbiamo fare intanto è, una volta stabilita la classe d'uso, la vita nominale e appunto la probabilità di superamento della struttura, si stabiliscono i tempi di ritorno in termini di domanda e la PGA. Okay? La PGA è esattamente il punto iniziale dei nostri spettri di risposta, viene definito come prodotto di A con G per S, coefficiente di amplificazione, mentre i tempi di ritorno, assegnato un certo valore di vita nominale e di classe di uso, vengono stabiliti dalla normativa. Okay? Questi tempi di ritorno a queste PGA ci servono perché, una volta che poi noi abbiamo modellato la nostra struttura, eseguiamo il calcolo della nostra struttura, e la normativa prevede diverse metodologie di calcolo, poi tra un po' vedremo qual è quella che viene utilizzata maggiormente, e vengono, in realtà quello che si dovrebbe fare è andare a valutare la PGA, quindi qual è l'accelerazione massima a cui quella nostra struttura può resistere per tutti gli stati limite, quindi per lo stato limite SLO, SLD, SLB ed SLC. Okay? Una volta che noi abbiamo stabilito quelle che sono le accelerazioni di picco in termini di capacità per ciascuno stato limite, possiamo andare a definire i corrispondenti periodi di ritorno TR con G, secondo una formuletta che dipende appunto dalla PGA in termini di domanda, che è quella che dipende dal nostro suolo, dai tempi di ritorno degli stati limite in termini di domanda, che sono quelli che abbiamo trovato poco fa, e da quelli che invece dobbiamo calcolare andando a fare l'analisi della nostra struttura. Okay? Questi sono inseriti in una formuletta che dipende da questo esponente eta. L'esponente eta è calibrato per ciascuna zona sismica, sono 1, 2, 3 e 4, con un certo, oh, scusatemi, con un certo valore. Quello che viene riportato qua, 1 diviso 0,41, è quello medio nazionale, fondamentalmente valido per tutto il territorio nazionale. Una volta che sono noti i periodi di ritorno TR con C in termini di capacità della nostra struttura, e allora è possibile calcolare i coefficienti lambda, che sono quelli, ovvero i valori della frequenza media annua di superamento di quello stato limite, che praticamente sono quelli che ci servono per andare a costruire la curva PAM. Le linee guida ci danno però una mano d'aiuto, perché invece di dover fare il calcolo per tutti e quattro gli stati limite previsti dalle norme tecniche per le costruzioni, per le costruzioni ordinarie prevedono in realtà di semplificare le cose, come andando a fare il calcolo solamente agli stati limite di esercizio, e
agli stati limite di salvaguardia della vita, e dopodiché ricavare gli altri due stati limite, quindi l'SLO e l'SLC, quindi lo stato limite di operatività e lo stato limite di collasso, in funzione degli altri due stati limite. Ok? Quindi noi calcoliamo solo la risposta, quindi la capacità della struttura, scusatemi, in termini di SLD ed SLB, dopodiché con delle semplici formulette calcoliamo quello che è la frequenza media di superamento, quindi il coefficiente lambda, anche per gli altri due stati limite. Inoltre, assegna, la normativa ci dice che va tenuto in considerazione che lo stato limite e il coefficiente lambda per lo stato limite di inizio d'anno è pari a 0,1, a 0, no, sì, giusto, al 10% fondamentalmente, a 0,1, sì, 10%. Mentre invece il lambda per quanto riguarda lo stato limite di ricostruzione viene preso pari al 100%. Quindi questa è la tabella che riassume i valori che bisogna calcolare per determinare la curva PAM, la spezzata curva PAM. Quindi i primi due sono assegnati, il tecnico, diciamo così, progettista dell'intervento, comunque del calcolo della classe di rischio, deve valutare il tempo di ritorno per l'SLD e per lo stato limite di salvaguardia della vita, da questi andare a calcolare. E qui mi sa che c'è un errore, qua ci dovrebbe essere scritto SLD, non l'ho scritto bene, prima di fornirvi le slide lo sistemerò, perché quello di stato limite di collasso dipende dallo stato limite di salvaguardia della vita. Dopodiché siamo in grado a questo punto di costruire la spezzata e quindi di andare a determinare il coefficiente PAM, ok? Quindi la classe di rischio associata alla perdita media, per perdita annuale media, mentre quello che riguarda l'ISV come rapporto di PC, della PGA, quindi dell'accelerazione di picco in termini di capacità diviso l'accelerazione di picco al suolo per lo stato limite di salvaguardia della vita, questo è semplicemente determinato. Dopodiché, in funzione del peggiore tra le due classi di rischio, si definisce si determina la classe di rischio del nostro edificio. Che considerazioni possiamo fare in merito al metodo convenzionale? Intanto, il metodo convenzionale è un metodo generale che serve per tutte le tipologie strutturali e per qualsiasi edificio. Ok? Naturalmente è oneroso in termini di calcolo, è oneroso in termini di indagini, è oneroso in termini di lavoro che bisogna fare per poter, diciamo così, asseverare la classe di rischio. E secondo me c'è pure bisogno di affidarsi a delle persone che sappiano dove mettere le mani e come fare il calcolo, perché abbiamo visto che i parametri in gioco sono tantissimi. E effettivamente i risultati possono cambiare in funzione di come vengono fatte determinate scelte sulla modella, soprattutto sulla parte di modellazione strutturale. Quindi bisogna agire con una certa sensibilità quando si va a fare un'analisi di vulnerabilità di questo tipo. Qual è la differenza tra il metodo convenzionale per determinare la classe di rischio e quello che invece è scritto nelle normative? Ovvero la domanda nasce spontanea e dice: ma perché se abbiamo già una normativa che ci dice come andare a fare l'analisi di vulnerabilità e come stabilire gli interventi di miglioramento, quali sono, perché abbiamo bisogno di altri interventi di miglioramento? Beh, in realtà perché con le linee guida si è cercato di ampliare alcuni concetti che sono prettamente tecnici e sono stabiliti dalle normative con altre tipologie di ragionamenti che riguardano invece tutto il lato economico, che magari non vengono presi in considerazione dalla normativa sismica. Quindi tutti gli studi che sono stati fatti per andare a determinare quelle tabelline che effettivamente devono essere utilizzate per determinare, per esempio, la classe di rischio con il metodo PAM, sono state tarate anche in funzione delle analisi economiche che sono state fatte su dei casi reali e quindi avvicinano, servono, in poche parole, ad avere un'attinenza maggiore con quelli che sono appunto i costi di ricostruzione e ci permettono quindi di capire quanto può costare quell'intervento in più. Quando si va a, per esempio, aumentare di una classe di rischio o di due, eccetera, eccetera.
Sì, che altro dire dal punto di vista sul metodo convenzionale che, abbiamo già detto, comporta l'onere di andare a fare il calcolo globale di tutta la struttura. Va fatto questa stessa metodologia di cui abbiamo parlato finora, va eseguita anche nel caso in cui si voglia intervenire con interventi locali di rafforzamento. Quindi è necessario andare a calcolare tutti quei parametri, quindi andare a comunque eseguire la verifica globale per attribuire la classe di rischio con il metodo convenzionale. Quindi è chiaro che se si decidesse di intervenire con gli interventi locali non è conveniente andare a utilizzare il metodo convenzionale. Solo che a differenza dell'analisi che si fa per gli interventi di miglioramento e di adeguamento, per quanto riguarda gli interventi locali, la normativa prevede di ridurre il numero di indagini da fare per ottenere un livello di conoscenza più alto. Okay? A fianco al metodo convenzionale, sì, vabbè, devo cambiare anche il titolo di questa cosa, scusatemi, c'è un errore qui sul titolo, naturalmente questo è il metodo semplificato, anche questo lo cambierò prima possibile comunque. Parliamo adesso, quindi sto cambiando argomento, parliamo adesso del metodo semplificato. Nel metodo semplificato abbiamo detto che è un approccio qualitativo, non quantitativo, qualitativo che ci permette di andare a stabilire qual è la classe di vulnerabilità e di conseguenza qual è la classe di rischio associata a delle strutture. Questo metodo viene utilizzato essenzialmente per strutture in muratura. Adesso tra un po' capiremo perché. E si rifà appunto a questo metodo europeo che ha in realtà una classificazione macrosismica europea, l'EMS 98, per la quale sono previste sei classi di vulnerabilità, ok? Da B1 fino a B6, quindi B6 abbiamo delle strutture maggiormente vulnerabili, B1 meno vulnerabili. Le linee guida suggeriscono attraverso una tabella una suddivisione, quindi ci permettono di assegnare una classe di vulnerabilità in funzione della tipologia strutturale. Quindi, per esempio, per la muratura di pietra senza legante, quindi muratura a secco, la classe di vulnerabilità che si può assegnare, scusatemi, è solamente la classe più bassa, quindi quella a maggiore vulnerabilità, quindi la classe V6. Per esempio, per mattura di mattoni in terra cruda, la media, dal punto di vista statistico, la media della vulnerabilità di questi edifici sarebbe V6, che può tendere fino a V5. Quindi la dispersione che viene indicata con questo simbolino ci dice che noi ci possiamo muovere tra queste due categorie, tra queste due classi di vulnerabilità. Come facciamo a decidere? Beh, questo qui deve essere un pochettino. Il progettista e valutatore che deve capire se effettivamente la struttura che ha di fronte è più o meno vulnerabile in funzione delle condizioni, quindi in funzione di nuovo del rilievo geometrico, del rilievo dei danni e tutto quello di cui abbiamo parlato precedentemente, e così via per tutte le altre tipologie strutturali. Naturalmente, per una muratura. Se ci accorgiamo che abbiamo una struttura esistente in cui che è costituita da muratura rinforzata o confinata, allora mediamente la classe vulnerabilità è già abbastanza alta perché è una classe vulnerabilità 3. Se è in buone condizioni, che per esempio non ci sono lesioni, non ci sono danni, ci sono per esempio gli orizzontamenti abbastanza rigidi, presenza di catene o cose di questo tipo, ci possiamo prendere, diciamo così, tra virgolette, la responsabilità di dire che questo edificio è in classe B2 perché appunto si trovano in buone condizioni. Quindi è più una cosa qualitativa e soggettiva che dipende molto dalla sensibilità del progettista. Per aiutare il progettista nella scelta della classe di rischio, sempre le linee guida mettono a disposizione una tabella, qui si legge poco, però chiaramente tutti voi avrete già letto queste linee guida, quindi saprete già dell'esistenza di questa tabella perché aiuta il valutatore in funzione delle tipologie strutturali
e in funzione della qualità, quindi le peculiarità di queste tipologie strutturali, di andare a scegliere quella che è la classe media di vulnerabilità globale dell'edificio. Ok? Una volta che viene stabilita questa classe media di vulnerabilità globale, ripeto, che deve essere fatta a seguito di un sopralluogo approfondito, della ricerca di tutta la documentazione, quindi una parte quantomeno di rilievo fatta in modo accettabile, è possibile correlare questi valori di vulnerabilità definiti dall'AMS 98 con i parametri della perdita annuale media attesa, e quindi con la PAM, e quindi gli si può assegnare, in funzione anche delle zone sismiche in cui si trova l'edificio che stiamo studiando, una classe di rischio. Questa classe di rischio, se viene effettuata, se viene valutata con il metodo semplificato, viene indicata con un asterisco, quindi si differenzia da quella con il metodo convenzionale perché presenta questo asterisco. Quindi in realtà capite bene che la valutazione della classe di rischio, la segnazione della classe di rischio per una struttura in muratura è una cosa molto semplice, naturalmente deve essere fatta in modo, diciamo così, non superficiale da parte del valutatore. Cos'altro c'è da dire per quanto riguarda il metodo semplificato? È che naturalmente serve per fare delle valutazioni di massima della classe di rischio, e soprattutto bisogna tenere in conto che ci dà semplicemente una stima, ma che effettivamente, se poi noi prendiamo un edificio che stimiamo con il metodo semplificato, per esempio, facciamo l'analisi con il metodo convenzionale, molto probabilmente i due valori della classe di rischio non saranno gli stessi. E quindi dobbiamo sapere che se noi acceleriamo una determinata classe di rischio, effettivamente stiamo facendo, diciamo così, una valutazione molto, tra virgolette, grossolana dell'effettiva vulnerabilità della struttura. E questo viene tenuto in conto dalle stesse linee guida, perché per esempio per il sisma bonus il salto di classe che si può fare quando viene utilizzato il metodo semplificato è solamente di una classe, e almeno per quanto riguarda il sisma bonus inizialmente, si limitavano gli incentivi rispetto a quelli che si potevano ottenere utilizzando il metodo convenzionale. Okay. Per il passaggio di classe, appunto, sempre con il metodo non convenzionale ma semplificato, per quanto riguarda le murature, inoltre le linee guida ci danno dei suggerimenti, quindi ci dicono: allora, se voi volete utilizzare il metodo semplificato per gli edifici in muratura per asseverare un miglioramento della classe di rischio sismico, e basta semplicemente fare solamente alcuni interventi. Questi interventi sono elencati, sono stati puntualmente tabellati nelle linee guida, e quindi in funzione delle tipologie strutturali e degli interventi di rafforzamento locale che si vanno a fare, quindi locale significa che non è necessario andare a fare l'analisi globale di tutta la struttura, eccetera, eccetera, si riesce a perseguire un passaggio di classe in termini di riduzione della vulnerabilità. Ok? È inutile qui mettersi ad elencare quelli che sono le varie tipologie di intervento contemplate in queste tabelle, ne parleremo nella prossima lezione, nello specifico con degli esempi di applicazioni in realtà, quindi sarà più interessante andarli a vedere con degli esempi pratici. Quindi questa va un po' veloce, però semplicemente giusto per ricapitolare il fatto che per il metodo semplificato, di nuovo, le linee guida forniscono degli strumenti semplici affinché il professionista asseveratore abbia la possibilità di capire se effettivamente quella struttura in esame può essere, diciamo così, migliorata, si può fare questo passaggio di una classe, quindi per avere quantomeno per riuscire ad ottenere una certa parte della premialità prevista nel sisma bonus.
Per il passaggio di classe, invece, sempre nelle linee guida viene previsto che alcuni di questi interventi possono essere effettuati, questi interventi locali possono essere effettuati anche sugli edifici industriali e sulle strutture in cemento armato, parlo sempre del metodo semplificato. Quindi anche se in realtà il metodo semplificato non è contemplato, quindi non viene utilizzato per la classificazione della classe di rischio delle strutture in cemento armato, però in ogni caso la normativa dice, ok, se voi avete una struttura, un capannone industriale e fate questi interventi, per esempio andare a migliorare la carenza dell'unione tra gli elementi strutturali o andare a migliorare la carenza delle connessioni tra il sistema di tamponatura esterna degli edifici prefabbricati e andare a migliorare la carenza e stabilità dei sistemi presenti internamente al capannone, eccetera, eccetera. Quindi se si vanno a effettuare questi due interventi si riesce ad asseverare il passaggio di una classe. La stessa cosa è prevista per gli elementi in cemento armato, quindi se per una struttura in cemento armato utilizzando il metodo semplificato, noi siamo in grado di confinare tutti i nodi perimetrali e di andare a operare su dei tamponamenti perimetrali esterni in modo tale da prevenirne il ribaltamento e eventualmente andare a ripristinare i danni che questa struttura ha subito, per esempio, a seguito di un evento sismico. Allora le linee guida ci dicono che possiamo asseverare il passaggio di una classe, e quindi gli interventi che noi andiamo a compiere rientrano all'interno del sisma bonus. In realtà, però, quando noi parliamo di vulnerabilità sismica, di che cosa stiamo parlando? In che termini noi andiamo a stimare la vulnerabilità sismica della struttura? Le nostre normative, come diceva anche il professor Castelli poco fa, si rifanno ad un principio noto in letteratura come performance-based design, quindi è una progettazione che è basata sulle performance della struttura, ovvero dal punto di vista, intanto si fanno dei ragionamenti, sono di tipo statistico, la struttura si prevede che possa subire dei danneggiamenti, si possono mettere dei danneggiamenti anche importanti alla struttura affinché venga mantenuta la sua capacità di sopportare i carichi verticali. In particolare vengono, dal punto di vista probabilistico, definiti i vari stati limite di cui abbiamo parlato poco fa, che abbiamo introdotto poco fa. E quindi, per esempio, andando a stabilire all'interno di una curva tra lo spostamento laterale della nostra struttura in funzione, penso ad esempio del taglio alla base, si può stabilire una curva che prende il nome appunto di curva di capacità della nostra struttura. Andando a dettagliare ancora di più questo concetto della curva di capacità, questa ci permette di introdurre alcuni concetti base del performance-based design delle nostre strutture, che sono il concetto di resistenza, che viene definito come la massima forza che la struttura può sopportare rimanendo in campo elastico. Quindi andando ad approssimare questa curva di capacità della nostra struttura, quindi la curva in cui in ascissa abbiamo lo spostamento di un certo punto di controllo della nostra struttura in ordinata, per esempio il taglio alla base, questa curva non è una curva lineare, non è una spezzata, però la normativa ci fornisce dei metodi per approssimarli con una spezzata. In funzione di questa spezzata è possibile definire quella che è la forza Fy massima che la struttura è in grado di sostenere e che prende appunto il nome ci fornisce il concetto di resistenza. Inoltre, in funzione del primo tratto elastico lineare, cioè quello in cui la curva è approssimabile ad una retta che passa per l'origine, il coefficiente angolare di questa retta, quindi l'inclinazione di questa retta, definisce un altro concetto che è appunto quello legato alla rigidezza, quindi che esprime la relazione tra i carichi, quindi tra le forze, e gli spostamenti della struttura, dell'intera struttura. Infine, un altro parametro fondamentale è quello che riguarda la duttilità. La duttilità viene definita come spostamento ultimo che la struttura è in grado di sopportare, diviso lo spostamento
spostamento ultimo della fase elastica della nostra struttura, quindi du diviso di y, e ci dà direttamente l'informazione di quanta energia la struttura è in grado, tra l'altro, di dissipare durante un evento sismico. Cioè, maggiore, più lungo è questo tratto, maggiore sarà l'area sottesa da questa curva, che è direttamente collegata alla quantità di energia che la struttura può dissipare, quindi può sostenere durante l'evento sismico. Questa curva prende il nome di curva di capacità e viene generalmente utilizzata per andare a valutare, andare a fare l'analisi di vulnerabilità alle strutture, ovvero andare a capire come si fa a calcolare, per esempio, la PGA della struttura ai vari stati limite, ok? Che sono quelli che ci servono per andare a fare la classificazione del rischio sismico. Quindi, fondamentalmente, il calcolo di questa curva di capacità è quello che il progettista strutturale va a fare quando si mette al computer, inputa tutti i dati della struttura e deve ottenere un risultato, ok? Calcola una curva di capacità che poi gli servirà per andare a definire i livelli di PGA in termini di capacità e quindi la classe di rischio della struttura stessa. Dicevamo, stavamo parlando di dei concetti che ci sono alla base di questo performance-based design. L'attività sicuramente è un concetto fondamentale, appunto perché è legato direttamente alla quantità di energia che è possibile dissipare durante un evento sismico da parte della struttura. Questa duttilità si raggiunge chiaramente con un adeguato proporzionamento degli elementi strutturali ed è indispensabile affinché la nostra struttura non abbia dei crolli di tipo fragile, ovvero dei crolli che si verificano appena si raggiunge semplicemente la forza massima che la struttura può sostenere. Ok? Abbiamo detto, no, in realtà questo proporzionamento degli elementi strutturali è stato già introdotto nelle norme tecniche per le costruzioni. Quando si va a parlare di danneggiamento controllato degli elementi strutturali, con il concetto di gerarchie delle resistenze. Quindi, chiunque di noi in realtà abbia fatto anche la progettazione secondo la normativa, sa già che significa gerarchia delle resistenze, e questo concetto di gerarchia delle resistenze è appunto collegato con il concetto di utilità della struttura. Si vuole che la struttura abbia un superamento della fase elastica in determinati punti della struttura in modo tale che la struttura stessa possa sopportare ampi livelli di spostamento senza dei crolli improvvisi, ok? Quindi in modo tale da aumentare le sue prestazioni. Come si fa per capire quali sono i livelli di vulnerabilità della nostra struttura? Intanto è sempre necessario, si parte sempre dal concetto di confrontare la domanda di prestazione, che è quella che ci richiede il luogo, quindi la zona sismica in cui ci ritroviamo, con la capacità della struttura, okay? Quindi con la capacità dell'organismo strutturale oggetto di studio a resistere a queste forze o a raggiungere un determinato spostamento. La domanda sismica in termini di accelerazione si definisce attraverso lo spettro elastico che è fornito dalla normativa, ne abbiamo parlato poco fa. Questo spettro elastico generalmente si riferisce a uno smorzamento pari al 5%, uno smorzamento convenzionale pari al 5%, quindi di tutti gli smorzamenti che noi possiamo utilizzare, quello che viene utilizzato generalmente è quello pari al 5%, però lo spettro elastico non tiene in conto dell'energia dissipata dalla struttura, ok? Quindi non tiene, è come se noi stessimo considerando la struttura solamente nel primo tratto, quello elastico lineare. Non consideriamo la struttura nella parte plastica, quindi stiamo dicendo che la struttura non può superare in nessun punto il limite elastico di tutti gli elementi strutturali, ok? E dei materiali di cui sono costruiti.
A fianco a questo spettro di accelerazione è possibile definire anche uno spettro di spostamento, che abbiamo definito poco fa, è di un gruppo di tutti i punti di spostamento massimi degli oscillatori elementari al variare del periodo. Questo può essere ottenuto in realtà a partire dallo spettro di accelerazione, semplicemente moltiplicandolo per la pulsazione al quadrato per omega quadro, ovvero dividendo per omega quadro, scusatemi, ovvero moltiplicando per il periodo su pi greco al quadrato. Quindi questo spettro di spostamenti ci dice, in poche parole, per ogni periodo della nostra struttura, qual è per quel sito lo spostamento massimo atteso, ok? Queste due curve, quindi spettro in accelerazione e spettro di spostamento, possono essere riportate su uno stesso diagramma, quindi che prende il nome di ADRS, Acceleration Displacement Response Spectrum, e scalando opportunamente la curva di capacità, è possibile, perché ricordo che lo possiamo calcolare come spostamento rispetto alla forza, e se la forza la calcoliamo in funzione dell'accelerazione sismica, generalmente la forza tagliando alla base si può esprimere come massa per accelerazione, quindi lo possiamo rapportare all'accelerazione massima che la struttura può sostenere. È possibile riportare su un solo grafico, questo grafico ADRS, le tre curve, quindi spettro di accelerazione, spettro di spostamento e curva di capacità. Ok? In questo modo possiamo confrontare quali sono le risorse disponibili della nostra struttura, ovvero possiamo capire se la struttura intanto è adeguata sismicamente oppure se deve essere adeguata e in un certo senso stabilire delle strategie che adesso andremo a vedere dal punto di vista concettuale per intervenire, ok? Quindi per far sì che la struttura migliori le sue prestazioni in termini di vulnerabilità. Intanto la curva, l'insieme delle due curve elastiche, la curva di domanda elastica di accelerazione e spostamento vengono riportate nel grafico ADSR in cui gli spostamenti spettrali si vengono messi in ascissa, le accelerazioni spettrali in ordinata, quindi in grigio si riporta la curva di domanda elastica che dipende dal sito, fondamentalmente quindi dalla domanda, che dipende dalla classe d'uso, dalla vita nominale della struttura, dal sito in cui si trova. Questa viene scalata attraverso un coefficiente che dipende dall'utilità della struttura, quindi dalla riserva di capacità post-elastica che la struttura ha a resistere al sisma. Quindi quella blu è una curva ottenuta a partire dalla curva di domanda, però scalata in funzione di un coefficiente. Ce l'ho questo coefficiente da qualche parte? Sì, eccolo qua, l'ho scritto qua, è un coefficiente R di mu che dipende appunto dall'utilità della struttura. Ok? Quindi, dove siamo arrivati? Eccolo qua. Curva di domanda elastica, curva di domanda ridotta, dicevamo, quindi questa qui è pari a quella elastica scalata del coefficiente R di mu, viene diagrammata assieme alla curva di capacità bilinearizzata, quindi la curva che noi otteniamo dal diagramma spostamento forza o spostamento accelerazione per la nostra struttura, quella che noi abbiamo fatto rilievo, abbiamo modellato nel nostro calcolatore. In questo caso, per esempio, nel caso mostrato in questa figura, si vede che la curva di capacità bilinearizzata non interseca nessuna delle due curve, nessuna delle due curve di domanda. Ok? Questo significa che la struttura non è adeguata a resistere alla domanda che invece è richiesta per quel sito. Okay? Quello che noi possiamo fare in questo caso è allora capire come poter intervenire. Quindi, per poter intervenire, quello che possiamo fare è o aumentare la resistenza alla struttura. Aumentare la resistenza alla struttura significa incrementare la forza massima a cui la struttura può resistere. Ok? Ovvero, vicendevolmente, questo equivale a dire che andiamo ad aumentare l'accelerazione massima sopportata dalla nostra struttura. Ok? Quindi interveniamo sulla nostra struttura in qualche modo che ci permette,
di aumentarne la resistenza e quindi permette alla nostra struttura di sopportare accelerazioni maggiori. Ok? Viceversa, un altro criterio con il quale intervenire sarebbe, è quello di aumentare la duttilità della struttura. Se noi andiamo a aumentare la duttilità della struttura, quindi inseriamo dei dispositivi, facciamo degli interventi tali per cui la struttura riesce a, seppur non modificando la forza massima alla quale può resistere, ma aumentiamo lo spostamento ultimo che può essere sostenuto dalla nostra struttura, abbiamo un duplice effetto. Uno è quello di ridurre ulteriormente la curva di domanda, perché la curva di domanda si riduce ulteriormente in quanto stiamo aumentando la duttilità. Okay? E inoltre, aumentando la duttilità, le due curve si intersecano prima e quindi significa che la struttura raggiunge un adeguato livello di vulnerabilità sismica. Okay? Questo criterio di riduzione della domanda può essere fatto in realtà in due modi. Ci sono due criteri che si possono utilizzare per ridurre la domanda. Uno è quello di ridurre l'energia d'ingresso, e questo si fa ad esempio attraverso l'isolamento sismico. L'altro è incrementando la dissipazione di energia. Quindi una terza strategia di intervento è quello di diminuire la curva di domanda o limitando la quantità di sisma che entra all'interno della nostra struttura, per esempio con l'isolamento sismico, oppure andando ad inserire dei sistemi che dissipano energia e quindi riducono appunto la curva di domanda. Quali sono, per esempio, interventi che si possono utilizzare per, diciamo così, iniziare una prima classificazione degli interventi che si possono utilizzare sulle nostre strutture per migliorarne la classe di rischio sismico, quindi per migliorare, per ridurre la vulnerabilità. Ci sono opere, quindi interventi che mirano ad incrementare la capacità, interventi che mirano a ridurre la domanda, sono quelli che abbiamo visto poco fa. Per esempio, giusto un esempio non esaustivo, ma per cominciare a vedere quali possono essere questi interventi, di interventi che incrementano la capacità ci sono, per esempio, l'introduzione di sentigente armato, quindi significa che stiamo aumentando la rigidezza della struttura. È la resistenza finale, quindi la forza ultima, quindi l'accelerazione ultima a cui la struttura può resistere, l'incremento delle sezioni, per esempio, il confinamento delle sezioni, eccetera, eccetera. Per le strutture muratura, il ripristino delle murature esistenti, con i vari interventi, oppure l'aumento della resistenza di tali strutture. L'introduzione di diagonali in acciaio, eccetera. Diciamo, questi sono alcuni degli interventi che si possono fare, ma ripeto, ne parlerò in modo più dettagliato e abbondantemente nell'incontro di lunedì. E mentre viceversa, tra gli interventi che riducono la domanda, vi sono invece degli interventi che tendono a ridurre le masse della nostra struttura. Riducendo le masse noi andiamo a ridurre chiaramente le forze sismiche, perché a parità di accelerazione le forze sismiche dipendono solamente dalla massa. Quindi riducendo fondamentalmente le masse, magari cambiando la destinazione d'uso della struttura, andiamo a ridurre quindi le forze alle quali la nostra struttura che la nostra struttura deve sopportare, oppure tramite, come dicevo poco fa, l'isolamento alla base, che fondamentalmente va a disaccoppiare il moto del terreno dal moto della struttura, facendo sì che tutta una parte di onde sismiche non vengano trasmesse alla struttura principale, oppure adottando degli dispositivi di dissipazione dell'energia, come dei dissipatori viscosi, dissipatori a fluido, dissipatori steretici, eccetera, eccetera. Con questa, diciamo così, con questa ultima diapositiva ho finito per l'intervento di oggi e quindi vi darei appuntamento se non ci sono domande. Intanto ringraziamo il professor Lo Iacono e il professor Castelli, sono Giuseppe Guglielmini, il direttore di ANCE Ragusa, che in religioso silenzio ho potuto apprezzare le vostre lectio magistralis quasi, perché mi sono riportato insomma ad anni passati quando anch'io
studiato questa materia, che poi devo dire l'ho abbandonata perché mi sono laureato in ingegneria elettrotecnica e quindi, come voi ben comprendete, insomma, tutta questa parte antisismica non l'abbiamo trattata. Io vi ringrazio, vi chiedo al professor Loiacono se poi gentilmente ci potrebbe fare avere le slide, così li mettiamo a disposizione Assolutamente sì. dei nostri colleghi. Correggerò naturalmente prima i refusi di cui ho detto poco fa, i Assolutamente. quali mi dispiace. Qui abbiamo già nel nostro cassetto le slide del professor Castelli, per cui già da domani li invieremo ai partecipanti. Vi ringrazio ancora e vi do appuntamento quindi a lunedì alle 15:30 e completiamo tutta questa parte. Se ci sono domande, i nostri due relatori sono ben lieti di fornire le loro risposte, altrimenti rinviamo tutto a lunedì e non penso ce ne siano, nessuno mi sta sottoponendo quesiti. E allora vi auguro un buon weekend, grazie ancora e buon fine settimana. Grazie, grazie professor Grazie. Castelli e professor Loiano. Grazie ancora. Arrivederci.